Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presentiamo la nostra video anteprima del Motorola Razr E. Non avevamo ancora avuto modo di vederlo dal vivo e di poterlo filmare soprattutto, ma vi presentiamo questo telefono che come caratteristica principale ha quella di avere una struttura basata sul processore Intel, quindi non ARM, quindi uno scenario particolare che si va a delineare. Come da tradizione Motorola, ci troviamo davanti a un telefono robustissimo. I telefoni Motorola sono assolutamente quelli più robusti presenti in fiera. Infatti la sua struttura è quasi interamente composta da Kevlar, soprattutto la cover posteriore Kevlar, che per chi non ha mai avuto modo di toccarlo è al tatto, è molto liscio, molto simile quasi alla sensazione che dà il vetro, solo che avendo questa struttura risulta essere molto ma molto comunque resistente. Andiamo a vedere display AMOLED molto bello, telefono che abbiamo subito visto essere molto reattivo a già Android 4.1.2. è veramente un piacere per gli occhi questo display. Abbiamo questi colori un po' pastello ma assolutamente belli da vedere. Abbiamo questa fotocamera posteriore che riesce a effettuare video in Full HD, abbiamo il flash LED, l'altoparlante rispetto ai concorrenti è posto in una posizione un po' più particolare visto che è posto in alto posteriormente. Motorola non personalizza mai troppo l'interfaccia, però la fotocamera presenta sempre qualche elemento distintivo. Questo è il classico widget che trovate su quasi tutti gli ultimi Motorola presenti sul mercato, widget che presenta questa fisionomia cerchi che andranno ad animarsi ogni qualvolta c'è un cambio di c'è un cambio numerico, ovvero se la batteria adesso è al 98% ma scende al 97% ci sarà un'animazione molto carina. Come potete vedere anche in questo caso la tendina è praticamente invariata rispetto al solito e anche il menu, abbiamo solo qualche icona che non sono tra le migliori, quelle di Motorola come personalizzazione delle icone. Tastiera classicissima pure questa, veramente si vede che è Motorola e Google, infatti personalizza veramente poco. Vi faccio vedere solo la bontà del touch, veramente ottimo. Dialer che presenta una feature in più, ovvero la ricerca veloce tramite tastierino numerico, cosa che apprezzo sempre, spero che Google anche in Android Stock lo realizzi. Abbiamo anche vi volevo far vedere appunto la qualità del display che può piacere. Allora, non ha colori molto fedeli, ma è assolutamente comunque uno spettacolo. Non so se riuscite ad apprezzare, è veramente un video molto carino, molto colorato, fatto proprio apposta per funzionare. È il processore Intel che è interessante perché da quello che ci dicono dovrebbe aumentare la longevità della batteria e comunque avendo una struttura non quad core come ormai siamo abituati a vedere, ma una struttura comunque più limitata a livello di core, perché a livello di prestazioni non ci sembra di essere chissà quanto indietro, anzi possiamo dire che ci siamo trovati veramente bene. Personalizzazione di Motorola nel fatto che di home ne abbiamo una, a sinistra troviamo Quick Setting e a destra invece troviamo la pagina del per gestire le pagine, scusate il gioco di parole. Cellulare molto carino, molto bello, Intel inizia a convincere, l'unica cosa rimangono dubbio sulle app.
Non tutte sono disponibili perché abbiamo quasi tutta la concorrenza che usa processori ARM. Questi sono Intel classici, quindi l'app deve essere studiata ad hoc. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.